bambini? Io oggi resto a casa. Anch'io, cosa facciamo? Facciamo un bel laboratorio di strumenti musicali. Ah, che bello, lo fai tu? No, chiamo la mia amica Pappordina. Dunque, suona libero. Squilla. Pronto? Oh, ciao, caro! Sì, certo, io resto a casa e oggi facciamo un bellissimo laboratorio per bambini sugli strumenti musicali. Certo, lo facciamo anche noi! Eccoci bambini, pronti? Allora, per fare il nostro bastone della pioggia servono degli elementi semplicissimi che trovate sicuramente a casa. Il primo, più importante, è un rotolo di cartone, che può essere o quello del Domopack oppure quello dello Scottex. Chiedete alla mamma tranquillamente. Poi ci sono i pennelli, dei foglietti o anche un foglio grande, dei colori acrilici oppure pienissimo delle tempere, scotch di diverse dimensioni, piatti di plastica per contenere il colore e poi abbiamo granelli di pepe, pastina, fagioli, riso e tanti coloratissimi bottoni e per finire dei rumorosissimi spilli. Eccoci bambini, pronti? È semplicissimo il primo passaggio. Prendiamo un foglio di carta e tagliamo due quadrati di 10 cm x 10 e otterremo questi due quadratini qui. Una volta ottenuto questi quadratini, prenderemo il nostro tubo, lo posizioneremo in verticale, i quadratini al centro e creeremo il nostro tappo. Adesso prendiamo uno scotch, io ho preferito prendere quello da elettricista e avvolgiamo la parte sigillando il nostro tubo. Tagliamo con le forbicine e otteniamo la chiusura del tubo. Ecco bambini, adesso prendiamo il nostro foglietto 10x10, lo avvolgiamo sul ditino e creiamo un conino. A questo punto lo infiliamo nel nostro tubo di cartone. Prendiamo un po' di pastina, qualche grillino di riso, un po' di fagioli, 1, 2, 3, facciamo entrare dentro bene, il pepe e per finire qualche bottone. Facciamo entrare tutti i nostri componenti e suoniamo. Eccoci bambini, ho chiuso l'altra estremità come abbiamo fatto in precedenza col fogliettino di 10 cm x 10. Assicuratevi che sia saldato bene, che non fuoriesca. Magari fatevi dare una mano dalla mamma e dal papà. A questo punto prendiamo uno scotch comune, lo posizioniamo in alto e in contemporanea tiriamo lo scotch e ruotiamo il bastone in questo modo. Gira, 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 fino a terminare. Ma che meraviglia! Bravo, bravo, sei bravissimo anche tu, brava Pappordina, bravi bambini! A questo punto prendiamo un bicchiere d'acqua. Oh, che sete! Ma no, scherzo, serve per i colori. E poi io posizionerò un foglio, potete usare anche la carta del giornale, un foglio per non sporcare il tavolo della mamma e del papà. Eccoci qua. A questo punto prenderò il nostro piatto di plastica e dei colori. Avevo pensato di usare dell'azzurro, mi piace l'azzurro, e ci metterò anche una goccina di bianco, così faccio su un po' un pastrocchio. Vediamo, ok, il nostro pennello lo intingiamo nell'acqua, mescoliamo un po'. Vi ricordate che il bastone della pioggia è lo scotch, quindi noi possiamo colorare liberamente anche sullo scotch, perché dopo lo scotch lo andremo a togliere. Guardate, li ho mischiati, però posso colorare anche solo di azzurro e poi ci metto il bianco. Guardate come sono brava, lo coloriamo tutto dei colori che preferite. Io ho scelto il blu del cielo. Una volta terminato è asciutto, adesso ci manca da colorare le due estremità, i due foglietti che avevamo incollato. Quindi io mi prendo il giallo perché è il mio colore preferito.
e coloro la parte della carta che avevamo attaccato, diciamo che è il tappo, chiamiamolo così. Lo coloro tutto, sia di qua che di là. Ok, abbiamo colorato le due estremità. Adesso cerchiamo l'inizio dello scotch e piano piano lo srotoliamo. Guardate che meraviglia! Viene tutto a righe bianche e azzurre. Che meraviglia! Eccolo qua, il nostro bastone del Pio. È stato difficile, bambini? Adesso proviamo a suonarlo. Ok, io resto a casa e ci vediamo per il prossimo laboratorio creativo. Eccolo finito! Che bello questo bastone della pioggia! Stai a sentire, guarda come suono! Bellissimo! Oh oh oh! Grazie, grazie bambina! Grazie miei cari amici bambini! Siete stati bravissimi! Io